Il percorso inizia lì. Devono essere quelli i cartelli che lo indicano. Partiamo da dietro la chiesa di Romano De Zelino. Wow, che bella cosa che ho visto. Ok, la tolgo se lo muoio. Adesso facciamo il percorso Graziano Marin, che ci porterà fino a Colle Dante, un posto molto caratteristico. Siamo partiti da Alto Romano, dal centro, e adesso ci stiamo immergendo in mezzo alla natura. Sono contenta di vedere un po' di verde perché, ragazzi, siamo partiti da Asiago stamani che nevicava e faceva un freddo boia. E quindi adesso andiamo a vedere un posto nuovo. E qui oggi la temperatura è buona, si sta bene. Ecco, la nostra meta è quella. Su quella collinetta c'è una torre, i resti di un castello. Sì. È bellissimo perché prima c'era un casino, siamo già immersi invece nel silenzio. Siamo appena tolti le mascherine, qua siamo soli, si può. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova passeggiata. Ciao a tutti. Oggi ne abbiamo scelta una tranquilla, corta, perché non ci possiamo allontanare più di tanto in questo periodo, anche se in realtà noi per motivi di lavoro potremo andare dove vogliamo, però finché si può siamo più possibile vicini alle regole, giusto? Giusto. Abbiamo scelto comunque un percorso stupendo, guardate qua. Vedi che... Ecco la strada. Ok, all'inizio avevamo visto un sentiero e una strada. Noi per deformazione abbiamo preso il sentiero e comunque era un taglio, ci ha riportato sulla strada. Perfetto, perché il percorso è circa, quanto segnava? 5 km, 5 km e mezzo. Però su internet dicono un chilometro e mezzo per arrivare alla torre. Sì, perché poi prosegue, è il percorso degli Ezzelini. Ok. Abbiamo passato un centro abitato composto da due case. E allora andiamo di qua. L'abbiamo già fatto. Ci sono delle varianti su questo percorso. Sui sentieri degli Ezzelini la chiamano, che era l'antica famiglia medievale degli Ezzelini. E riunisce più punti. Parlaci del tiranno. Il tiranno? Ezzelino III da Romano. Dicevano che era terribile. E le sue nefaste vicende sono state raccontate anche da Dante nell'Inferno. Ecco perché Col di Dante. Quindi andiamo al Col di Dante. Certo che Dante ne ha visti di posti, ce n'è uno anche giù in Toscana che si chiama Acqua Cheta, dove vi portiamo presto. Appena torniamo giù in Toscana vi facciamo vedere quel posto, e là Dante ci è stato proprio personalmente. Ci ha passato un lungo periodo e ha scritto la parte della Divina Commedia. La chiamano proprio Torre Ezzelina. Monumento a Dante. Ma hai visto che belle anche queste siepi così? Il massiccio del Grappa. Cos'è? Tipo una scultura? Un bozzolo gigante. Bello. Percorso arte e natura. Marco, guarda che ti faccio vedere un mini leone. Senza ali però, è molto mini, il leone. Guarda, qua ci sono tutte le opere d'arte fatte dai vari artisti, poi c'è la Torre Ezzelina e il Monumento di Dante. Bello, eh? Sì, me lo metterei a casa fuori, sai, un bel berceau con tutto il vicino. Ci mandiamo Tabù. Cos'è, un buco? Sì, è perfetto per dormirci. Sì, come no, notte. Ti trovi in mezzo alla bufera. Chissà quanti di voi in questi periodi, in questo anno, hanno scoperto tutti i sentieri e le strade più vicine a casa. Noi tante, infatti vicino a casa ci abbiamo passato due Pasque. E vi facciamo vedere le nostre ultime due Pasque, il primo lockdown e questo ultimo di qualche giorno fa.
Quindi noi passiamo la Pasqua mangiando la nostra gallinella nella nostra oasi. Dai, rompi. No, non ci riesco. È perché è bella. Perché guarda. È bella, io non riesco a romperla. Dopo so, bellina, tanto io compro tutte le cose di cioccolata, poi non le mangio mai perché mi dispiace romperle. No! La testa proprio. Dai. Mangia un pezzettino. Ma io speravo ci fosse un regalo. Non c'è niente. Potevano metterci una sorpresina, però. Stavo guardando, guarda, le prime foglie verdi di questo alberello. No, non si abbaia. Ti passo la panza, vai. Guarda che scalda, è un buon scaldasonno. Pasqua 2021, dopo Pasqua 2020, ancora all'oasi, è vero? Un bacio per uscire. Abbiamo aperto l'ovetto anche quest'anno nella nostra oasi pasquale. Troppo buono, dentro c'è un bebaci perugina fondenti con tutte dentro le nocciole. E il rito si ripete. Grazie Covid. In questo posto qui che avete visto, ci abbiamo passato queste due Pasque, è proprio sotto casa a Gallio. L'abbiamo chiamata l'oasi perché era il nostro rifugio a 100 metri da casa dove si poteva andare a marzo dello scorso anno. Che periodo, ragazzi? Intanto promuoviamo un po' di turismo di prossimità, che non è male, alla riscoperta di posti che magari non si sapeva neanche l'esistenza. Beh, quindi Bassano ne offre di cose belle da vedere, già il paese, la città di per sé è uno spettacolo. Poi a pochi passi troviamo tutti questi sentieri belli, un po' di natura. Ah, che meraviglia vedere questi colli. Tabù, guarda che bello che è. Lo vedi? Andiamo a vedere la torre. Bella, eh? La Torre Zelina, che meraviglia! Questa rispetto alle mura è una costruzione più recente. Beh, drone, faccio qualche ripresa dall'alto, me lo sono portato dietro apposta per... È proprio bellissima questa torre. Questa torre venne eretta nel 1827 e fu progettata da Giovanni Zardo, che era un discendente dei Canova. Zelino III da Romano è stato sì un tiranno sanguinario, ma dicono anche molto intelligente. Tra l'altro è stato proprio personaggio cardine nel passaggio tra il feudalesimo e le signorie comunali. Tutto ok? Tira un po' di vento. Vento, eh? Sì. Change. Yes. Perché io per il drone metto il telefono della Susanna che tiene meglio. Che è più figo. Si vede meglio, funziona meglio. Bravo. Comunque qua è proprio un bel panorama. Sì, è bellissimo. Lì c'è la chiesa da dove siamo partiti, dietro quella collina là. E in effetti il percorso è piccolissimo, sono pochi passi. Ma è tanto bellino, merita. Poi qua c'è un panorama collinare stupendo. Abbiamo trovato una signora che salutiamo, che ci segue sul canale, e un'altra signora che ci ha detto che quando è limpido qua si vede il mare. Tabù triste! Triste tabù! Triste tabù! È legato, sei legato, E se no mi mangi il drone, te. Che
Sì. Che bella che è sta collinetta. È bellissima, mi piacerebbe andare lassù. Hanno fatto una bella potatura qua. Da poco anche? Sì. In quella parte della terra, brava italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non sorge molto alto la donde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. Piccola brevissima passeggiata a due passi da Bassano finita, e quindi vi salutiamo da qua, dal monumento di Dante. Ciao e a presto ragazzi, continuate a seguirci sul nostro canale Andre Suso. Ciao!